Ora a me non va di spendere il respiro in ginnastiche così vane. Meglio usarlo altrimenti, nei disarmati modi che so, perorando contro il plurimo scempio della natura, dei manufatti, dei linguaggi e costumi che si consuma senza tregua sotto i nostri occhi e imbarbarisce e rovina ogni istituto assai prima che riesca a diventare abitudine. E questo io dico non per soverchia passione del vecchio, né per difendere simulacri di oppressione, ingiustizia e fatica, che è bellissimo siano stati, se lo sono stati, sconfitti dalla storia, ma per scongiurare finché si può le chirurgie più ciniche e cieche. L'altipiano ibleo siracusano, profondamente inciso da valli fluviali e affascinanti cave, vere e proprie nicchie ecologiche, il cui Monte Lauro, vulcano spento di remotissima epoca, costituisce la cuspide più alta, è zona di spettacolare bellezza e di grande interesse naturalistico, archeologico, monumentale ed etnoantropologico. In questo paesaggio, opera d'arte della natura, caratterizzato dall'andamento dolce dei rilievi, distesa su una collinetta e accarezzata dai primi raggi del sole, si trova Buscemi. Si configura come un grande teatro naturale che domina la valle dell'Anapo, circondato dalle testimonianze dell'antica Acrai, di Casmene e dalla necropoli di Pantalica. La vicenda dell'insediamento umano è testimoniata dai segni millenari dell'opera dell'uomo e del suo lungo dialogo con il territorio e con la pietra, il calcare ibleo, non troppo duro e quindi lavorabile, ma anche non soggetto a sfaldarsi e quindi adatto all'escavazione. Le numerose grotte nella zona sud del paese sono la testimonianza dell'antico abitato rupestre, formatosi probabilmente nel periodo bizantino e arabo, il quale accolse la popolazione rurale dei piccoli villaggi databili dalla lunga facies del bronzo antico al periodo bizantino, che si trovavano sul colle San Nicolò in contrada San Giorgio e nella cava San Pietro, vicino al santuario dedicato a un locale Pietro. La presenza greca nel territorio è documentata dai ruderi di Casmene, seconda colonia di Siracusa, fondata 20 anni dopo la fondazione di Acrai. Del periodo bizantino, la chiesa di San Pietro, scavata in un dosso roccioso nel versante nord della cava di Santa Rosalia, è il monumento più importante e significativo. L'ambiente, tripartito da due coppie di pilastri, i primi due massicci, sagomati superiormente a mo' di capitello, e gli altri due sul fondo che sostengono tre archeggiature, suggerisce raffronti con architetture sacre siriaco-palestinese, datate tra il V e il VII secolo d.C. L'abside accoglie al centro un altare a cubo ricavato nella viva roccia e alle spalle una cattedra sempre ricavata nella roccia. Degli affreschi nelle pareti rimangono poche tracce. Interessante una croce greca a braccia patenti. L'ipogeo di destra contiene delle fosse terragne e una tomba d'arcosolio, nella quale fu probabilmente deposto il personaggio venerato che si chiamava Pietro. Fino agli inizi del Novecento, i lunedì di Pasqua, fedeli e clero del luogo si recavano presso questa chiesa per le litanie maggiori. La collinetta denominata Monte è lo scrigno in cui si conservano le testimonianze più importanti della lunga storia medievale del luogo. I ruderi del castello con le evidenti tracce dell'impianto architettonico, eretto dal contingente islamico di Abu Sama, citato da Edrisi come Kalat Abu Sama.
nel periodo normanno fece parte dei beni della corona e il toponimo arabo venne latinizzato in Buxema, Bussema. Dagli inizi del XIII secolo appartenne alla famiglia Ventimiglia e dal XVI ai Requisens, che governarono la contea di Buscemi fino agli inizi del XIX secolo. I ruderi del convento di San Francesco, adiacenti ai resti del castello, rappresentano la continuità e la voglia di rinascita del paese dopo il terribile sisma del 1693. Costruito con molta probabilità sul luogo in cui sorgeva l'antica chiesa madre, dedicata a San Nicolò Vescovo, unta con l'olio santo dal vescovo Bartolomeo nel 1215. Nella ricostruzione dopo il sisma, avvenuta nello stesso sito, lavorarono con grande impegno magistri fabbricarum quali il Tranisi e il Ferrara di Palazzolo Acreide e il Cultraro di Ragusa. Il risultato fu la ricostruzione di architetture religiose barocche ardite, scenografiche nei movimenti e nelle loro aeree forme, che chiudevano in un abbraccio sacro il prevalente tessuto urbano di allora. Architettura barocca di particolare interesse. La chiesa madre fu completata con facciata a tre ordini nel 1769. L'interno della chiesa, a tre navate, è suddiviso da una serie di colonne che gli conferiscono un particolare movimento plastico. Nei vari altari sono presenti opere pittoriche di buona fattura, come una tela del Minniti. Un altare della navata sinistra custodisce il corpo imbalsamato di San Pio, proveniente dalle catacombe di San Lorenzo al Verano di Roma. La chiesa di San Giacomo è una struttura tardo-barocca. Tolta ai beni ecclesiastici dopo l'Unità d'Italia, fu incorporata nel demanio comunale. Dopo vari usi nel tempo, oggi viene utilizzata come luogo per convegni, mostre ed iniziative culturali. Interessante l'impianto architettonico interno ad una sola navata a pianta ellittica con atrio ovale e abside rettangolare. I locali adiacenti dell'ex monastero accolgono la biblioteca comunale e gli uffici del museo civico. Costruita ex novo dopo il terremoto del 1693, a seguito dell'abbandono dell'antica ubicazione sita nella parte sud del sito, la chiesa di San Sebastiano è scenograficamente inserita lungo l'asse principale del paese, in linea con la chiesa di San Giacomo, su una posizione rialzata per ottenere maggiore slancio. Al terrazzo, chiuso da un'elegante balaustra, si accede attraverso un cancello protetto da due leoni in pietra. La chiesa di Sant'Antonio da Padova, crollata in parte a seguito del terremoto del 1693, fu ricostruita nello stesso sito. Della facciata, che secondo il disegno di Cultraro doveva essere a tre ordini, fu costruito solo il primo ordine. Per il movimento dato alla facciata, dal Boscarino è stata definita un esempio particolare nel panorama barocco siciliano. L'interno, che ricalca probabilmente l'impianto architettonico seicentesco, custodisce una statua lignea settecentesca della Dolorata, di grande intensità plastica, e alcune tombe di componenti della famiglia Requisens. Annessa al convento delle Domenicane, costruito nel secolo XVI,
la Chiesa del Carmine presenta un prospetto semplice e incompleto. L'interno, a una sola navata, conserva una importante testimonianza scultorea raffigurante l'Annunciazione, composta da due statue poste su due basamenti scolpiti. A questa chiesa è legata la festa più antica di Buscemi, quella del Crocifisso, celebrata la prima domenica di maggio. In passato era a questa statua lignea che i buscemesi si rivolgevano in occasione di siccità, carestie e alluvioni. A queste processioni propiziatorie, mirate a modificare una situazione negativa esistente, partecipava tutta la comunità con la presenza di molti penitenti che si flagellavano con le cavezze degli equini. Il santuario della Madonna del Bosco, ricostruito dopo il terremoto del 1693 nello stesso sito, costituisce l'unica chiesa suburbana rimasta dopo il sisma, a testimonianza di un culto secolare di un'immagine su intonaco della Madonna con il bambino Gesù, custodita in un altare della parete sinistra. Nell'eremo annesso a questa chiesa visse la sua prima esperienza di eremita fra Giuseppe, uno degli ultimi testimoni nella provincia di Siracusa dell'eremitismo spontaneo. Dimorò in diverse grotte del territorio, lasciando sulla roccia sculture di madonne. Una grotta in Contrada Maliarda costituì la dimora definitiva fino alla morte, avvenuta nell'aprile del 1975. Al culto della Madonna del Bosco, patrona di Buscemi, la comunità buscemese tripudia particolare sentimento e partecipazione. L'ultima domenica di agosto esplode in tutta la sua pienezza, con un'adesione a largo raggio. Residenti e non danno vita ad una singolare sintesi di fede, commozione e folklore.
una secolare economia prevalentemente agropastorale ha fortemente segnato l'ambiente fisico e socioculturale del territorio, favorendo il permanere di una comunità culturale che lega la comunità attuale con le sue origini. Sapori e odori unici è ancora possibile vivere tra i tortuosi vicoletti e le vie del paese, creando atmosfere avvolgenti in cui tradizione e saggezza popolare si esprimono all'unisono. Nella gastronomia del luogo si sente ancora forte il sapore genuino della terra. L'olio d'oliva, l'oro verde, del quale aziende del luogo ne hanno fatto motivo di vanto e di apprezzamento anche in alcuni paesi europei. Apprezzati sono anche le carni e gli insaccati locali, e il miele ibleo, con le sue diverse fragranze, citato nell'antichità come uno dei migliori. Nello svolgersi della vita quotidiana, nel ritmo lento del tempo che ancora scorre a misura d'uomo, nel rapporto tra gli abitanti con il territorio, nei saperi e mestieri tradizionali dove la ragione della mano è l'elemento fondante della continuità e del sapere, si esprime ancora l'identità della comunità in cui il passato vuole essere il presente del futuro. La nascita, nel 1988, del progetto museale I luoghi del lavoro contadino ha dato all'identità culturale della comunità buscemese un corpo e una proiezione futuribile, inserendola in un circuito turistico di respiro internazionale. È il dispiegarsi di un itinerario etnoantropologico che coinvolge tutto il paese, qualificandosi, allo stesso tempo, di interesse paesaggistico e monumentale, dal quale la singolare definizione di Buscemi Paese Museo, considerato un esempio particolare in Europa. Più che l'uso di contenitori, molto spesso riadattati ad imitare, quasi con aderenza fotografica, una vita che non esiste più, offre il contesto culturale di una comunità nel suo vero rapporto tra l'uomo e la natura, attraverso il fluire del tempo. L'itinerario etnoantropologico di Buscemi si articola per l'intero centro urbano, addentrandosi tra le minute vie del quartiere medievale e le numerose chiese e palazzi settecenteschi. I distinti ambienti intrinsecamente originali testimoniano le condizioni di vita e di lavoro in cui gravitano le molteplici realtà sociali, rappresentando un singolare modello reale e tangibile della trascorsa civiltà contadina iblea. L'itinerario comprende 9 unità museali. La Casa del Massaro è una tipica abitazione del ceto medio della classe contadina composta da 4 vani. La cucina, che conserva il focolare in pietra, è un piano in muratura dove sono esposti diversi utensili.
la stanza dove viene illustrato il ciclo di lavorazione nella tessitura popolare, con la presenza delle piante di lino e canapa e di tutti gli attrezzi per arrivare al prodotto finito. Segue poi la camera da letto con la culla sospesa sopra il letto, giocattoli, il baule con il corredo portato in dote dalla sposa, manufatti realizzati con il telaio, immagini devote, vecchie foto di famiglia, bambinelli di cera. Il palmento, luogo in cui avveniva la pigiatura dell'uva, risale agli inizi del XIX secolo. Si conserva integro nella struttura, con un torchio alla greca, la cui tipologia risale ad alcuni secoli prima della venuta di Cristo. All'interno, una serie di pannelli con documenti fotografici e brevi testi illustrano la storia della vite, il lavoro e le tecniche di trasformazione dell'uva dal periodo greco ai nostri giorni. Una grotta artificiale, probabile ipogeo cristiano, è il luogo in cui si trova la bottega del Fabbro, rimasta attiva fino alla fine del secolo scorso. Tutto è rimasto così come fu lasciato dall'artigiano: il mantice a pedale, la forgia e gli attrezzi di lavoro. Appena 12 metri quadri è lo spazio interno della casa del bracciante, abitata fino agli anni 60 da 6 persone. In un angolo vi è una piccola cucina di pietra, detta a tannura. Il pavimento è di roccia naturale. Sopra il letto vi è il solpalco, usularo, che veniva utilizzato come piccolo magazzino e luogo dove dormivano le figlie. Una eloquente testimonianza della condizione sociale dei salariati siciliani fino a quegli anni. Accanto alla casa del bracciante vi è la bottega del calderaio. Contiene varie caldaie, pentole, padelle, utensili per la caseificazione, diversi oggetti e gli attrezzi di lavoro che appartenevano a una bottega di Vizzini in provincia di Catania. Nel cortile sottostante la bottega del calderaio, dal quale si domina il paesaggio della Valle dell'Anapo, si trova la bottega del falegname, risultato del recupero degli attrezzi di una bottega di Palazzolo Acreide. Un cortile, con la presenza di antiche case contadine, immette in una stalla comunicante con due locali, realizzate con volte a botte, i quali contengono tutti gli attrezzi del ciclo del grano. Nel laboratorio si dà possibilità alle scolaresche in visita al museo di utilizzare gli attrezzi tradizionali per la confezione del pane. Useremo questo attrezzo che vedete, guardate come funziona. Allora, io poggio qui su questo piano la pannella che si siede da quella parte e io ho il compito, guardate, di schiacciare. Guardate, io schiaccio la pasta. Macine arcaiche di pietra, la madia, detta maida, e la gramola, asbria, a conclusione di un percorso museale che dagli attrezzi di lavoro porta alla produzione della farina e alla confezione del pane. Poi lo giriamo. Immerso in una valle incontaminata, è ubicato il mulino ad acqua Santa Lucia. Si trova nel territorio comunale di Palazzolo Acreide ed è il quarto di una serie di mulini che venivano messi in movimento dalle acque del torrente Purbella. Negli ambienti è allestito il Museo della Macina del Grano, con foto, brevi testi, grafici, macine di varia forma e diverso periodo storico,
che illustrano l'evoluzione della tecnica di macinazione dei cereali dalla preistoria fino all'utilizzazione dell'energia idraulica. Il mulino, a seguito di un restauro di tutti gli elementi tecnici, è stato riattivato. Una doverosa attenzione, che vuole essere contemporaneamente intento di conservazione e proposta di riappropriazione, è rivolta al sapere delle mani con esempi di manufatti in pietra calcarea, opera di scalpellini e intagliatori che hanno lavorato nel territorio ibleo dalla ricostruzione dopo il terremoto del 1693 fino ai nostri giorni. Sono essi autori di pregevoli e ripetibili forme del tempo che impreziosiscono i nostri centri urbani. A essi va iscritto gran parte del merito per l'inclusione delle cittadine iblee nel patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. In diverse occasioni durante l'anno, attrezzi e antiche tecniche vengono sottoposte all'attenzione dei visitatori, come la tessitura. L'intreccio dei cesti con i culmi di grano. Si organizzano anche incontri e discussioni con proiezioni di foto e di video che mostrano il mondo contadino popolare degli iblei attraverso il lavoro, le tradizioni, le feste e la vita popolare. Anche la sartoria e l'abbigliamento popolare hanno un loro spazio all'interno del museo. Così come presepi di legno, di terracotta, oggetti di ceramica, fischietti di terracotta, particolari di carretto, sculture di pietra e foto d'epoca, che sono esposti nella sezione dedicata all'arte popolare. Nelle sere d'estate, il paesaggio urbano si identifica con diverse espressioni artistiche. Saperi, mestieri e canti, come l'arte di piegare il ferro con il martello e il fuoco, l'intreccio dei canestri, la tecnica di impagliare le sedie, lo scalpellino e l'incisore. Non sogno un conte, piegando e conto storie e leggende. Un lavoro di recupero e di fruizione del bene culturale che, allontanandosi da concezioni municipalistiche, consente una lettura più articolata, più definita dello stesso, secondo una prospettiva che ha come denominatore comune l'identità, la storia e la cultura del territorio ibleo.